Bam. Spacca, cazzo. Puoi essere sincero e dire che fa cagare. No, spacca. Anche perché sennò ti spaccava la testa. Tra l'altro oggi location speciale, oltre che a tavola speciale, perché siamo a Fermi. Nessuno di voi credo conoscerà questo skatepark, a parte ragazzi di Fermi, perché tipo in fondo a Torino, ma che poi non è manco più Torino perché Collegno. Però raga, cioè, è carino, piccolo, sicuramente ci potrebbe essere di più. Manca un bank, però lì c'è un rail, poi c'è una bella struttura centrale, un bel box, barra manual pad. Quella panca lì mi hanno detto che è veramente bella, infatti un po' invidio non poterlo skateare con la mia tavola nuova di là, rosico, però potete provarla voi per me. Quindi link in descrizione, trovate tutte le tavole, ce ne sono poche e tre di queste hanno la foglia d'oro sopra. Ciò significa che sono un po' come il biglietto di Willy Wonka, hanno una sorpresa speciale. Finalmente! Minchia, devastanti, bro! Pintail! Madonna, ma poi ho patina, bro! Senti la qualità! Che stile! E quindi questo è il tuo park dalla nascita? Quando è iniziato? Dalla nascita? Recente, perché comunque 3 anni fa. Molto flat più che altro all'inizio. Io tipo odio il flat. Molto male, ma odio il flat. È un amore odio il mio col flat. Sì, ma in realtà con Luca abbiamo filmato il video per Frisco. Se non avete visto, ve lo lascio in descrizione. Comunque è venuta una bombetta. La prima persona, ancora prima di me perché non posso, a provare la tavola. Asmr. Quanto ti sto invidiando in questo momento, non l'ho fatto manco io. Posso ritenermi fortunato. You ready? Grande responsabilità, eh. Boh! Allora, com'è? Devastante. È di una reattività allucinante. Te l'avevo detto, non io. Non aspettavo. Sa, skatiamo un po' il... Cioè, tu skati un po' il park. Esatto. Yo! Questi primi trick, cosa dici? Molto reattiva la tavola, leggera pure. Difficile trovare tavole leggere ora. Molto difficile, ho skateato una Polar e una Hockey pesanti. Quindi sto trovando da Dio. Oh, giuro che non l'ho pagato per dire queste cose. Guarda, non mi ha pagato. Yes, dai. Yes. Dopo la pyro move così si chiude crooked, l'ha detto. Sì. Oh! Oh shit, vai solo. Terza try, let's go! Bello, Feeble! Tutto ok? Non l'ho mai fatto così. Bello, eh! Ma... Sono veramente contento di averti portato la tavola. La stai veramente rispettando. Sta allenando a fare un po' di smith lì sulla flat bar normale per poi farlo zeppando. Yes! Era chiuso però. Era chiuso! Lo loccavi ed era chiuso!
Madò! Non l'hai mai provato prima? Il gambato nero è sudato, Marco. Stai gocciolando sul rail. Meglio, slida di più. Madò! Ce l'hai. Ma era questo lo spazietto che mi dicevi basta? Sì, effettivamente uscire questa roba qua è stronzissima. Hai davanti sì, ti fa più paura. Facci easy, working for it. You the one that curved them for me. You the one that's searching for me. You the one that's hurting for me. You the one that deserves it. Grande cazzo. È la prima volta. Back to back. Let's go. What you don't know, girl, you know that I'm willing to teach. Yeah, yeah. Reach your peak. Yeah, you know I'm the one with that reach. You know that, yeah. Loving your body, yeah. Loving your body, yeah. Baby, let's get suited up. Got you some money, got you marine. She giving me streams, I dive in the stream. Fuck with a king, then you riding with me. Two door coupe, red guts for the seats. Move like a sleaze man, racking a piece. She on a wine and dine and ting. She on a prestige, jewel diamond ring. I'm on a big man flex, no arm out. Hermes bracelet, bringing a chunk. Grandi, pesissimo. La cosa più bella di tutta Fermi, l'Ipercop davanti al park. Oh, comunque raga, avete spaccato. Chiaramente merito della mia tavola, non del vostro talento. È vero. Io faccio schifo. Questi sono i legge. Madò. Ma che peso. Cioè, ci avete pure un mega spot davanti al park. Di cosa vi dovete lamentare? Innanzitutto, cosa ne pensi della tavola? È reattiva, veloce, agile. Non ho mai provato una Twin Tail, e quindi prima Twin Tail e come prima persona a provare questa tavola, sono veramente sorpreso e mi piace, spacca. Voto da 1 a 10? 10. 10? Ma no, è vero, anche per la grafica, ma... essendo che, ripeto, Twin Tail non l'ho mai provata, ha spaccato. Cioè io faccio difficoltà ad abituarmi alle tavole subito, con questo mi sono abituato nel giro di 3 trick. Yeah. Io confermo che non lo sto pagando per dire queste cose. Però è buono, dai, no? Come è stato crescere a Fermi? Alcuni pro e alcuni contro. Io ripeto, ho iniziato col flat e crescere a Fermi in una struttura così piccola è strano, però ti abitui un po' di più allo skate, cioè capisci un po' più gli spazi, sai come muoverti più facilmente tra tutti i casini che ci sono, anche durante i contest sai dove infilarti per fare quel trick fatto bene. Quando c'è un sunset la sera è sempre devastante. Guardalo lì che spunta. Sempre bello proprio. Mi sembra che ci sia un bel gruppo. Sì. Quella è una figata. È molto legato. Anche se alcuni smettono di skateare, alla fine è sempre molto legato come gruppo. Uno dei pro che secondo me credo sia il migliore tra tutti è ledge, perché lo adoro sto ledge. Che culo, bro. Contro è lì che dobbiamo prendere la rincorsa dalla strada. Sì, dobbiamo fare attenzione alle macchine. Poi è un po' storta l'entrata, ci sono dei buchi, quindi però alla fine è tutta esperienza. E un altro contro sono le flat bar, che non sono rotonde, sono quadrate. Quindi se impari i trick qua sulle quelle rotonde non li sai più fare. Sì, è vero, perché le flat bar rotonde sono un po' più difficili da skate. Grazie. Prego. Qui era Luca, che è uno dei skater che sta crescendo a Torino, mega forte come avete visto, sinceramente è spaccato perché comunque hai fatto dei trick peso, in pochi tentativi, va bene che c'hai la tavola figa, però vuol dire, esatto, che le cose le sai fare. Questa era la... Fermi,
Fermi Story, questo parco che magari non è così scontato, dici non vado a Torino per sfidare a Fermi, ma secondo me sono questi park piccolini dove si sviluppa una bella community e dove impari alla fine, perché non ci sono sesser, non ci sono pool, non è un park completo al 300%, ma la maggior parte delle persone in Italia adesso si ritrova a skateare questo, però sia un po' uno specchio e che vi gasi vedere persone come Luca che ci hanno dato, stanno dando e comunque sono riusciti a diventare forti skateando qua. Spero che questo video vi sia piaciuto, andate a seguire Luca e per supportare il canale, link in descrizione. Spacca! Dicono tutti che spacca, io non l'ho ancora provato ma mi fido del parere della gente. Peace guys, keep pushing! Keep pushing! Scusa, sto filmando il male.